La bacchetta batte decisa 3 volte sul leggio antico intarsiato con motivi floreali. Poi si ferma, sospesa, imperativa. L'attenzione è raccolta e i respiri si allineano coesi. I frusci delle partiture si depositano sull'erba secca come coriandoli e lì presto si spengono. Un silenzio rigoroso cala e pervade il momento di sensuale aspettativa. In un istante diverso, in un luogo diverso, un pianoforte aperto al centro di un salone riempie lo spazio e si abbandona a uno sgorgo di sole estivo che attraversa la vetrata affacciata sulla via. La sua grande ala alzata scopre ordinate e tese viscere di metallo che ammiccano i passanti. Si offre silenzioso e conturbante. Il pregiato leggio trattiene il canto inchiostrato sulla pergamena e rivolge i suoi ricami alla stasi che la bacchetta, immobile mezz'aria, sostiene. Anche il pianoforte, aperto nella sala, aspetta. Confida che vengano liberati i nodi delle correnti per poter sciogliere la sua voce. Altrove, in un tempo parallelo, alcune gocce di pioggia scendono al rallentatore in verticale, senza che un braccio di vento, prima di poggiarle al suolo, le faccia volitare come graziose e frivole giovinette. Marcano un loro segno diretto verso una terra assetata e impaziente di riceverle. E poi accade. La prima goccia raggiunge il suolo e in quell'attimo si schiude e si dona preziosa, impastandosi con la polvere. Le sorelle, ora nel loro scorrere naturale, arrivano veloci una appresso all'altra. Il loro impatto cadenzato scuote la superficie libera, potente e deflagrante, il profumo di pioggia e terra secca. In quel tamburellare il petrichor, sinora dormiente tra le crepi asciutte, svolge il suo gabbano di giasmina che l'aria raccoglie e espande. Un affrore sacro, primitivo, avvolgente e sconvolgente, riempie tutto di autentica gioia. La bacchetta ora vibra un gesto maestoso, fende l'aria ed erige il tracciato fluente sui fogli che veloci si alternano sul leggio, mentre gli intarsi brulicano e mutano, ridisegnando i fiori damascati in geometrie dinamiche. La corrente attesa si infila nel pianoforte, pizzica le corde e genera un chiacchiericcio vivace che attraversa il vetro che separa il corpo dai marciapiedi stesi sullo spazio urbano. È una festa di passioni che anch'io respiro, che mi veste di pizzi e merletti, accarezzandomi e idratando la mia pelle con acqua nanfa stupefacente. Mi abbandono estasiata.